Shalom a tutti, siamo arrivati al capitolo 53, alla fine del Tanya. L'altro Rebbe ha spiegato precedentemente il concetto di Shekhinah, come la Shekhinah si trova in ogni mondo, nel Kodesh HaKodeshim, fino che arriva a questo mondo materiale. Adesso l'altro Rebbe spiegherà come la Shekhinah si rivelava nel Kodesh HaKodeshim, nel Santo dei Santi, quando il primo Tempio era in piedi, poi come la Shekhinah si rivelava nel secondo Tempio e poi come si rivela la Shekhinah adesso che non abbiamo il Tempio. Dunque Atrebbe dice, quando il primo Tempio era in piedi, che lì c'erano le tavole della legge con l'arca dell'alleanza che conteneva, e questo era proprio nel Kodesh HaKodashim, nel Santo dei Santi. Allora la Shekhinah, cos'è la Shekhinah? Malchut de Atzilut, che è la rivelazione della luce infinita di Dio, metto che sia, era rivelata lì e era investita nei 10 frasi. Era rivelata lì, investita lì nei 10 frasi in una maniera fortissima, con una rivelazione fortissima, molto più rivelata, molto più forte dal Kodesh Kodashim dei mondi spirituali. Per cui in questo mondo materiale, nel Beit HaMikdash, quando le tavole della legge erano presenti, l'arca dell'alleanza con le tavole della legge era presente nel santuario, c'è una rivelazione più del mondo del Kodesh Kodashim di Asiyah spirituale, più del Kodesh Kodashim di Yetzirah spirituale. Perché? Perché i 10 comandamenti, le 10 frasi, rappresentano tutta la Torah. Loro sono tutta la Torah in generale. Come spiegato altrove, che i 10 comandamenti sono scritti da 600, composti da 613 lettere, che ognuna indica un comandamento specifico che si trova sparso nella Torah. E c'è un commentario che spiega esattamente quale lettera si riferisce a quale comandamento. Rabbi Saadia Gaon spiega questo. E la Torah da dove viene? La Torah deriva dalla saggezza suprema, che la saggezza suprema è al di sopra del mondo rivelato. E dunque per far sì che la Torah venga incisa su delle tavole della legge che erano di pietra, pietra materiale, non poteva scendere la Torah livello dopo livello fino a che arriva a questo mondo materiale. Perché? Perché se sarebbe stato così, sarebbe nascosta nella natura. Perché questo mondo si comporta che la che la natura è rivelata e tutto resta nascosto. Invece le tavole della legge, Maase Elohim Hema, sono l'azione di Dio. La scrittura delle tavole della legge è una scrittura divina. Come ho saputo che c'erano tanti miracoli nella scrittura, che le lettere erano incise da fronte a retro, per cui tutto lo spessore della tavola era inciso. E chi conosce l'alfabeto ebraico sa che ci sono delle lettere che sono tipo la O. Se tu lo incidi da fronte a retro, come fa a stare a galleggiare quel pezzo centrale della O, il buco? E non solo questo, era inciso da fronte a retro e uno poteva vedere e leggere i 10 comandamenti da tutti i due lati. Normalmente quando tu incidi fronte a retro, un lato lo vedi giusto, l'altro lato lo vedi alla rovescia, a specchio. Invece si vedeva, era leggibile da tutti i due lati e galleggiavano le cose. C'è un sacco di miracoli, come raccontato nel Midrashim e altre scritture. Perché? Perché la scrittura è divina. E dunque una scrittura divina così, un'azione divina, una scrittura divina così, non può investirsi nella natura del mondo, perché la natura non può contenere una cosa. Questa è una cosa che è di sopra della natura. La natura del mondo dove deriva? Deriva dall'illuminazione della Shekhinah
che c'è nel mondo spirituale di Asiya, dal Kodesh Kodashim di Asiya, che abbiamo detto questo è Chabad di Asiya, sarebbe dire la mente di Asiya, da lì deriva forza e vitalità a Malchut di Asiya, e da Malchut di Asiya arriva a questo mondo materiale. Ma le tavole della legge erano superiori al mondo di Asiya e anche al mondo di Yetzirah. Cosa era la tavola della legge? La rivelazione divina del livello della saggezza di Atzilut, che essa include tutta la Torah, rappresenta tutta la Torah, che sono nei dieci comandamenti, cioè i dieci comandamenti rappresentano tutta la Torah, e si è investita in Malchut di Atzilut e di Briah da solo. Per cui saggezza è la prima dei dieci sefirot, Malchut è l'ultima. Quale mondo? Atzilut, il primo. La presenza divina di Chochmah de Atzilut si è investita in Malchut de Atzilut, e poi da Malchut de Atzilut è passato a Malchut de Briah, e poi saltando il mondo di Yetzirah e il mondo di Asiya è andato direttamente nel Kodesh Kodashim materiale. E Atzilut e Briah sono totalmente uniti con la luce limitata di Dio che c'è in essa. E dunque Malchut di Atzilut e Malchut di Briah si chiamano Shekhinah, e questa è la Shekhinah che era rivelata nel Kodesh HaKodashim, nel posto più sacro del santuario, nel primo tempio, tramite che la Shekhinah si investiva nei dieci frasi del tavolo della legge che erano nell'Arca dell'Alleanza in maniera miracolosa. E questo non solo che le tavole della legge contengono Chochmah di Atzilut, la saggezza di Atzilut, tramite Malchut di Atzilut e Malchut di Briah, ma ancora di più le tavole sono Maaseh Elohim Chaim, azione di Dio vivo. Cosa si riferisce questo? Questo si riferisce al mondo nascosto che è rivelato nel mondo di Briah. Scusate, mondo nascosto che risiede, che è annidato, letteralmente, rivelato non c'è scritto, annidato nel mondo di Briah, come è risaputo per quelli che sono esperti di Kabbalah. E dunque la presenza divina che c'era nel Kodesh HaKodashim derivava dal mondo nascosto che è al di sopra del mondo rivelato. Shalom a tutti.